Con i voti favorevoli della maggioranza, del gruppo di Fratelli d'Italia e della lista Troiso, quello contrario di Spazio Progressista e l'astensione di Lega e Partito Democratico, è passata in Consiglio Comunale la variante al regolamento urbanistico che dà vita al tracciato della Via del Mare. Una svolta epocale attesa da 51 anni, ha tenuto a ribadire l'assessore Federico Pierucci nell'illustrare quanto inserito nel progetto, che ridisegnerà interamente la viabilità della Darsena, dato che adesso, contestualmente all'iter progettuale, verrà avviato anche lo studio per il nuovo piano del traffico del quartiere. Parole riprese anche dal sindaco del Ghingaro. Questo credo che sia un risultato per Viareggio assolutamente straordinario. Portiamo a termine un lavoro che è iniziato 30 anni fa. E come nel caso del regolamento urbanistico, c'è chi, come dire, chiacchiera per tanto tempo, protesta, fa polemiche, ma non conclude. Noi oggi invece concretizziamo un percorso. L'aspetto su cui si è dibattuto maggiormente durante il Consiglio è quello relativo all'apertura della strada subordinata a ordinanze sindacali, che il sindaco ha spiegato così. Sarà aperta quando ci sarà la necessità, quindi se ci sarà la necessità di aprirla 12 ore al giorno, la apriremo 12 ore al giorno, se non ci sarà la necessità, no. Questo è quanto, quindi ecco, non vedo, tenete conto che la strada è modulare, quindi attraversa varie sezioni della città. Ci sono sezioni densamente urbanizzate, sezioni che si intersecano con altre strade, insomma c'è un percorso delicato perché nel frattempo, voglio dire, la città si è sviluppata, quindi dobbiamo avere cura ed attenzione per un'infrastruttura che è ovviamente importante per lo sviluppo della città, ma è anche importante perché noi vogliamo che ci sia una salvaguardia di chi vi abita, di chi ci lavora e dell'ambiente naturalmente. A manifestare la propria contrarietà al progetto in apertura di Consiglio Comunale erano presenti i rappresentanti delle associazioni ambientaliste con striscioni no asse fuori dal comune.